Ultima campanella per gli alunni e le alunne della Liguria. Venerdì 10 giugno si è concluso ufficialmente l'anno scolastico, anche se per molti istituti l'ultimo giorno è stato giovedì o mercoledì. Il Nata di Ambrosi Sassestri, il Luzzati, il Davigo e l'Enteforma Chiavari sono solo alcuni degli esempi. Per molti le ultime ore sono state un momento di leggerezza e condivisione con attività alternative. Il Gianelli Campus, ad esempio, è dal Centacodone di Chiavari, tra i campi da padel e quello della palestra allestito con la rete da pallavolo. Anche per i bambini e le bambine della primaria sono stati giorni speciali. Ad esempio a Chiavari le Mazzini hanno fatto la tradizionale festa dello sport. Alla Fara nei giorni scorsi hanno esposto i lavori fatti durante l'anno. Tornando alle superiori, per molti alunni invece è stata solo un'uscita anticipata. Un anno non semplice per il mondo della scuola, ancora segnato dall'emergenza sanitaria, le regole delle quarantene cambiate più volte e la didattica a distanza, solo per citarne alcune. Il momento più complicato a gennaio con il picco dei contagi. Ma ha saputo dare delle risposte efficaci, ha saputo fare supplenza anche in alcuni momenti alle criticità che venivano fuori di volta in volta. Questo è un segno di salute della scuola. La scuola in realtà non finisce ancora, per i docenti è tempo di scrutini, i compiti del personale ATA rimangono gli stessi e per gli alunni che devono fare l'esame di terza media e la maturità, prima prova il 22 giugno. Intanto si pensa già al 14 settembre e all'inizio del prossimo anno. I prossimi mesi, le prossime settimane saranno molto impegnative da questo punto di vista, perché andiamo verso la chiusura dei concorsi, andiamo verso una nuova stagione concorsuale, verso le nomine in ruolo, verso la sistemazione degli organici, quindi sono settimane anche queste molto impegnative e intense, ma sono la preparazione del nuovo che arriva.